tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo video haul. Mi ha scritto qualche giorno fa un brand con cui io avevo lavorato tempo fa, però se non sbaglio avevo scelto solamente delle borse e quindi questa volta ho scelto solamente vestiti, e non mancheranno cose di Natale perché ormai siamo agli sgoccioli e quindi ho scelto anche qualcosina di natalizio perché nel mio armadio non avevo assolutamente niente. Il brand in questione è Rosegal. Io vi dirò ovviamente la mia opinione più sincera su quello che penso di questi vestiti e come al solito vi metterò le clip indossate e i prezzi, e giù in info box trovate tutti i link ai prodotti che vi mostro. Prima di iniziare a mostrarvi i capi che ho scelto, vi mostro velocissimamente una cosa che mi è arrivata da Octoly, in particolare da MAC Cosmetics, mi è stata ovviamente offerta, e si tratta del nuovo Lip Gloss Brillant à l'Evray, che sicuramente non si dice così, comunque io lo dico così perché non so il francese. Mi è arrivato, si tratta di questo lip gloss. Allora, mi piace molto il packaging, anche se in realtà non mi fa subito pensare a MAC, perché sapete, se avete mai provato MAC, i packaging sono leggermente diversi, però lo trovo molto molto elegante come packaging, e si tratta di un lip gloss color nude brillantinato. Questo è il pennino e sono molto curiosa di provarlo, mi sembra molto molto bello e molto adatto a non so, anche solo a uscire di sera quando non si vuole proprio mettersi un rossetto importante, utilizzare questo lip gloss. Ok, iniziamo con i capi che ho scelto sul sito di Rosegal. Prima di tutto voglio dirvi una cosa: due di questi 5 capi in realtà sono arrivati con l'etichetta di Zaful, e addirittura nelle buste tipiche. Se avete mai fatto un ordine su Zaful sapete quali sono le borse tipiche di plastica con scritto sopra Zaful, e infatti nella prima cosa che vi mostro ho lasciato il cartellino per farvi vedere che, come potete leggere qui, questa arriva, se mettesse a fuoco molto volentieri, comunque questa arriva da Zaful. Vabbè, ora io andrei a controllare, se fossi in voi, i prezzi e prenderei il capo nel sito dove costa meno a questo punto, perché non so, sono rimasta un po' così davanti a questa cosa. Comunque vabbè, io ve li mostro. Allora, la prima cosa che ho scelto è una magliettina in realtà un po' estiva, ma visto che maglioni ne ho, comunque ne ho ordinati anche altri, ne ho quintali, ho scelto anche qualcosa un po' di più leggero perché volevo provarlo. Si tratta di questa magliettina crop top che in realtà io ho preso perché ho visto anche da altre ragazze e mi sembrava carina. Insomma, è questa maglia crop top con le maniche tre quarti lunghe, perché questa adesso è tutta... Ok, è praticamente ha le maniche lunghe e ha questa rosa disegnata, tra l'altro disegnata e cucita molto molto bene. Insomma, è carina, sta bene anche con un jeans molto a vita alta, però è una semplice maglietta, non lo so, così così, è carina, niente di che. Anche il secondo capo che vi mostro, ora ho tolto il cartellino perché questo in realtà l'ho già utilizzato, arriva con il cartellino di Zaful. Se non mi ricordo male era questo. Comunque si tratta di questo maglioncino giallo color senape. Sto riscoprendo un po' questi colori perché sapete che io amo i colori un po' più, non so, il rosso, il nero, colori un po' più scuri, un po' più adatti ai miei capelli, al mio viso. Però sto un po' sperimentando con col verde, con... vedrete anche una cosa che è un po' una sperimentazione. Comunque, si tratta di questo maglione molto molto classico che scende un po' più stretto in vita e a collo alto. Sto ordinando dei maglioni a collo alto perché non ne ho tanti e comunque fanno veramente un bel caldo, quindi come vedete si arriccia su se stesso e diventa a collo alto. Una particolarità molto carina e che lo rende un po' diverso da un semplice maglione: ha praticamente due buchini qui sulla parte vicino all'ascella, che detta così non è proprio bellissima, comunque due buchini che lasciano intravedere un po' di pelle. Poi ovviamente scende con le maniche lunghe, molto molto regolare. Devo dire che questo fa molto caldo, forse fin troppo, almeno io lo sto utilizzando in questo periodo dove da me ci sono 8-9 gradi, almeno il giorno che stavo registrando c'erano 8-9 gradi, ed fa molto molto caldo. Mi piace, nel senso che comunque si può utilizzare anche nei mesi un po' più freddi. Il materiale è molto molto buono, quindi aggiudicato. Un altro capo che ho scelto, in realtà qui parliamo forse di mezza stagione, più adatta alla primavera. Si tratta di un maglioncino, una felpa, in realtà molto molto classica, e devo dire che il tessuto non mi piace particolarmente. Si tratta di questa felpa che io ho scelto in questo colore, non so che colore è, tendente al salmone, comunque è tipo un rosino, un pesca salmone, non vi so ben dire. Comunque si tratta di questa felpa con maniche lunghe strette nel polso e anche sotto si stringe leggermente. Ho preso la S, è un tessuto più
forse da palestra. Devo controllare se questo l'ho scelto dal sito, nella sezione del activewear, quindi la palestra. Però sì, lo vedo più come un capo anche solo da stare in casa, un capo un po'... Beh, sicuramente un must have, però non mi ha detto niente di particolare, non mi ha proprio entusiasmato. È disponibile comunque in altre colorazioni, però io ho voluto scegliere una colorazione un po' diversa dal solito apposta per provare qualcosa di diverso dai soliti colori e portarvi sul canale anche qualcosa di un po' diverso. Veniamo ora ai capi natalizi, ragazze, sono i capi forse che mi hanno stupito di più e che mi hanno più soddisfatta di questo video haul. Ho scelto due maglioni natalizi, perché sì, perché sì, è vero, si usano poco, si usano solo magari il giorno di Natale, giusto quei 2-3 giorni lì, però avere qualcosa di natalizio nell'armadio secondo me non fa mai male. Vi mostro prima quello che mi piace un pochino meno, ma mi piace tantissimo lo stesso. Si tratta di questo maglione, che tra l'altro mi va anche benissimo, poi vi scriverò qui ovviamente prezzi e taglie. È questo maglione con tutti i disegnini natalizi, quindi ci sono i pupazzi di neve, ci sono gli alberelli, insomma è molto molto bello, rosso e ha le maniche classiche, sempre rosse, mi piace molto. Dietro è tutto così, sempre rosso, niente. Questo mi piace tantissimo, mancava nel mio armadio, quindi perché no? La qualità, devo dire, è molto molto buona e fa anche molto caldo. Lo utilizzerò, penso, sotto Natale, vedremo. L'ultimo maglione che vi mostro, quello natalizio che più mi piace, in questo caso è nero, ma ha disegnato sopra una renna, sì, con le cuffie. Mi piace davvero tantissimo, lo trovo molto simpatico, in questo caso ha le maniche super particolari con tutti questi, con questa fantasia, questi disegni, ci sono anche degli alberelli di Natale qui, niente, è molto molto carino, anche questo scende molto molto classico, dietro è tutto nero e anche questo qua è di un'ottima qualità e tiene anche molto molto caldo, mi piace davvero tanto, devo dire che avevano delle cose carinissime di Natale, avrei scelto veramente 5 maglioni natalizi, però dopo averne scelto i due già mi sentivo un po' in colpa perché ho detto poi vabbè non li utilizzo, li utilizzerò quei 2 giorni e quindi alla fine mi sono un po' trattenuta, però vi consiglio se volete qualcosa di Natale assolutamente questi maglioni. E niente, questi erano i 5 capi che ho scelto sul sito di Rose Gal. Devo dire che in questo caso è un po' un all me, nel senso che alcuni capi mi hanno molto soddisfatto, altri mi hanno lasciato un po' perplessa e mi lascia comunque perplesso il fatto che magari lo stesso capo si possa trovare anche su Zaful e magari a prezzi diversi, quindi non so, non fatevi ingannare. Se magari ordinate da questo sito, magari prima controllate anche Zaful, mi viene da dire che lavorino insieme, siano tutti della stessa persona, di proprietà, quindi non lo so, sto un po' azzardando qualche conclusione, però questa cosa di ricevere da Rose Gal una cosa di Zaful mi ha un po' lasciato perplessa, nonostante tutto i capi sono comunque di buona qualità, quindi i prezzi non sono alti, quindi in questo caso non rimarrete fregate assolutamente. Come brand sì, ve lo posso consigliare con cautela, nel senso se ci sono altri brand di cui io non sono quasi mai rimasta delusa, questo già al primo haul mi ha un po' lasciata così. Comunque fatemi sapere a proposito se avete mai provato qualcosa di Rose Gal o se per caso vi è capitato di acquistare su Zaful uno di quei capi, non lo so, fatemi sapere la vostra esperienza, fatemi sapere quale capo avete preferito e niente, io vi saluto, vi auguro già un buon Natale perché non so quando uscirà questo video, quindi nel caso vi auguro già un buon Natale, vi ricordo che a Natale ci saranno i Vlogmas, saremo io e Davide, saremo a Istanbul e faremo tantissimi vlog, non vedo l'ora. Niente, vi invito a seguirmi anche su Instagram se volete vedere tantissimi outfit da me indossati e tantissimi consigli anche in stories. Io vi saluto e vi aspetto in un prossimo video.